Abbiamo visto ieri la definizione, l'introduzione del concetto di relazione. Quando è che posso dire di aver stabilito, di aver definito una relazione? Quando ho individuato due insiemi, un insieme A, un insieme B, uno di partenza, l'altro di arrivo, e un qualunque modo per collegare A a B. Ok? Quindi rappresentiamo con la solito diagramma con gli ovali insieme A, di insieme B, e un modo per associare gli elementi di A agli elementi di B. Questo modo si chiama relazione. Il collegamento tra un insieme e l'altro. Cioè qualcosa che associ elementi di un insieme a elementi dell'altro insieme. D'accordo? Abbiamo visto per esempio che ne so. Immaginate che A sia formato da alcune parole, ne so, casa, via e strada, e in B che sono i numeri 2, 3, 4, 5 e 6. E la relazione, se A piccolo appartiene ad A grande e B piccolo è un elemento di B grande, diciamo che A sta in relazione con B se e solo se la parola A è formata da B lettere. Quindi, per esempio, casa è in relazione con 4, via è in relazione con 3, strada è in relazione con 6. Quindi la nostra relazione è formata da queste coppie. E com'era? Aspetta, casa 4, via 3, strada 6. Ok? Quindi il nostro insieme A, casa, via, strada e B, fammi contare, 1, 2, 6, non c'è problema. Cosa c'era in B? In B c'erano 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 e 6. La relazione quindi collega casa con 4, via con 3 e strada con 6. Ok? Questa è la nostra relazione. Abbiamo visto che l'eventuale sottoinsieme di A da cui partono frecce si chiama dominio della relazione. L'elemento di A è associato all'elemento di B e l'elemento di B prende il nome di immagine di A, mentre l'elemento di A si individua quel termine contro immagine. Questo è un gergo, è un modo di dire, ok? D'accordo? Invertiamo diventa... Perfetto, perfetto. Ok? Certo. È un esempio come un altro. Oggi ci occupiamo di un caso particolare di relazioni, quelle nelle quali
i due insiemi A e B sono in realtà lo stesso insieme, nel qual caso parlo di relazione interna. Ok? D'accordo? Una relazione interna si ha quando si è stabilita tra elementi dello stesso insieme. Facciamo un esempio. Supponiamo che A, il nostro insieme ambiente, quello in cui lavoriamo, sia formato, che ne so, da gli studenti della classe. Della classe prima. E la relazione interna che andiamo a definire è questa. Supponiamo che X e Y siano due generici elementi di A, quindi due studenti qualsiasi. E dico, lo studente X sta in relazione con lo studente Y se e solo se X ha ottenuto lo stesso risultato di Y nella verifica di matematica. Dimmi. Mettere X e Y è come mettere A e B? Sì, solo che questa volta fanno parte dello stesso insieme, quindi chiamiamoli X e Y. Ok? Quando parlo di relazioni interne, queste, come in questo caso, possono avere diverse proprietà. Andiamo a vedere questa. È chiaro che, quindi attenzione, è chiaro che tutti gli elementi X di A, cioè tutti gli studenti, ciascuno studente sta in relazione con se stesso, perché ogni studente ha avuto un voto identico al proprio. Ok? Quindi però tra due insiemi sono uguali, avremo sempre una relazione. No, non è detto. Io posso prendere un insieme e quindi e considerare una relazione tra gli elementi dello stesso insieme, in quel caso è interna. Ok? Posso sicuramente inventarmene una, però non è detto che tutte le relazioni siano interne. Dimmi. Attenzione. Valgono le seguenti proprietà. Per questa relazione, ogni elemento dell'insieme è in relazione con se stesso. Detta più formalmente, usando i simboli della logica che conosciamo, per ogni elemento X di A è vero che X sta in relazione con X. Quando questo succede, si dice che la proprietà è riflessiva. Una relazione, prego? Sì, una relazione nella quale, una relazione interna, attenzione, perché questa proprietà si applica solo a quelle interne, nella quale ogni elemento dell'insieme è in relazione con se stesso, si chiama riflessiva. Ok? Dimmi. Non mi è scritto
partita con i numeri della logica, ma in array normali, come sarebbe quella frase? Certo, te lo scrivo subito. Ogni elemento dell'insieme è in relazione con se stesso. Ok? Questo cosa significa? Significa che, supponiamo che la, per comunità la classe sia fatta da pochi elementi, qui c'ho A, B, C e D, se rappresento la relazione con un grafo, ogni elemento ha un grafo che inizia e termina con se stesso. Oppure, nel diagramma cartesiano, qui ho A e qui di nuovo A, A, B, C, D, A, B, C, D, la relazione è verificata per tutti gli elementi della diagonale A con A, B con B, C con C e D con D. Attenzione, se ne manca anche solo uno, non è più riflessiva. Ok? D'accordo? Domande su questo? Altra proprietà. Sempre con l'esempio di prima, quindi altra attenzione, per la nostra relazione, cioè lo studente X è in relazione con Y, se X e Y hanno avuto lo stesso risultato nella verifica, allora ogni volta che X sta in relazione con Y, succede che anche Y sta in relazione con X. Cioè, se Mario ha avuto lo stesso risultato di Carla, anche Carla ha avuto lo stesso risultato di Mario. Sì o no? Sì. Ogni volta che succede questo, cioè quando ho una relazione per cui vale questa proprietà, parlo di relazione simmetrica. Certo. Ok? Questo cosa significa? Significa che a livello di grafico, torniamo sempre nel caso semplice di prima, qui ho A, B, C e D, se A sta in relazione con B, anche B sta in relazione con A. Se B sta in relazione con C, anche C sta in relazione con B, e così via. Quindi, nel grafico, per esempio, cartesiano, A, B, C, D, A, B, C, D, se ho un punto nel grafico, c'è anche il suo simmetrico. Se A è in relazione con B, se c'è AB, c'è anche BA. Se c'è BC, c'è anche CB. CB dov'è? Eccolo qua. Ok? Se anche in un solo caso questo non è vero, la relazione non è più simmetrica. Mi sono spiegato?
Quindi la nostra relazione di prima, cioè all'interno degli studenti della classe, lo studente X ha preso lo stesso risultato dello studente Y, è sia riflessiva che simmetrica. Dimmi? Sì, certo. Attenzione, questo non significa che tutti stanno in relazione con tutti, ma, attenzione alla frase, se succede questo, allora deve succedere anche questo. Ma non è detto che questo deve succedere per forza. Ok? Nel grafico, per esempio, se io avessi una relazione con questa e ci fosse, che ne so, D A, ma non A D, non sarebbe più simmetrica. Se c'è di A, deve esserci anche AD e viceversa. Ok? Altra proprietà importante. Altra proprietà. Quindi attenzione ancora. Se A sta in relazione con B e B sta in relazione con C, anzi no, usiamo l'X e Y e tutto, scusate, come facevamo prima. Se X sta in relazione con Y e Y sta in relazione con Z, se questo implica che anche X sta in relazione con Z, come il caso nostro, perché se X ha preso lo stesso risultato di Y e Y ha lo stesso risultato di Z, anche X e Z hanno lo stesso risultato. Allora, quando questo accade, la relazione si chiama transitiva. A livello di grafo, questo significa che cosa? Se io ho A, B, C e D, se A è in relazione con B e B è in relazione con C, anche A deve essere in relazione con C. Mentre non c'è una proprietà particolare per il diagramma cartesiano, che lo vedo bene solo nel diagramma sagittale. D'accordo? Quindi la nostra relazione è simultaneamente riflessiva, simmetrica e transitiva. Certo. Una relazione che abbia tutte e tre queste proprietà è una relazione particolarmente importante. Prende il nome di relazione di equivalenza o equivalenza e basta. Certo. Cosa caratterizza le relazioni di equivalenza? Le relazioni di equivalenza hanno la proprietà di mettere in risalto proprietà che accomunano elementi diversi. Quella che abbiamo appena visto ha la proprietà di mettere in risalto il fatto che diversi elementi, diversi studenti della classe hanno preso lo stesso risultato. Ok?
provate a inventare un'altra relazione che abbia queste caratteristiche, che sia di equivalenza, sì. Oppure al limite, se vuoi, anche una sola delle tre. In un ambiente qualsiasi, un esempio con un insieme quello che volete voi, non necessariamente la classe. Sì. Prego. In una fabbrica ci sono 8 lavoratori, mettiamo 5 lavoratori e prendono tutti lo stesso stipendio. Certo. L'esempio è il seguente. Prendiamo A come gli impiegati in un'azienda. Potrebbe essere una fabbrica o qualsiasi altra cosa. Se X e Y sono elementi di A, allora X sta in relazione con Y se e solo se X ha lo stesso stipendio di Y. Questa è una relazione di equivalenza, perché è riflessiva. Prima proprietà, qualunque elemento di A sta in relazione con se stesso. Certo. È simmetrica perché se X ha lo stipendio di Y, anche Y ha lo stipendio uguale ad X. Quindi vale anche la seconda proprietà. E terza relazione, se X ha la stessa paga di Y e Y ha la stessa paga di Z, allora anche X ha la stessa paga di Z. La relazione è una relazione di equivalenza, perché sia simmetrica che riflessiva che transitiva. Ok, bene. Ci sono domande? Bene. Facciamo un altro esempio, se posso procedere, facciamo un altro esempio. Quindi questa è una relazione di equivalenza. Domande? Consideriamo un esempio leggermente diverso. Prendiamo sempre agli studenti della classe. Della prima. E consideriamo qualunque sia la coppia di studenti considerata, che X sta in relazione con Y se e solo se X ha ottenuto un risultato maggiore di Y nella verifica di quello che sia italiano, storico, quello che volete voi. Ok? Questa è un'altra relazione, intendiamoci. Sottolineo il maggiore. Che proprietà ha questa relazione? È interna perché è fatta tra elementi dello stesso insieme, ma attenzione, qualunque sia lo studente che considero,
non sta in relazione con se stesso. Nessuno ha avuto un voto superiore al proprio. Giusto? Quindi qualunque. Qualunque, esattamente. Per ogni elemento di A vale la proprietà che X, l'elemento, non è in relazione con se stesso. Quando questo succede, quando vale questa proprietà, si dice che la relazione è antiriflessiva. E quindi nel grafo non ci sarà nessuna freccia che inizia e termina nello stesso punto, oppure se preferite, ancora meglio, nel diagramma cartesiano, qui ho A, A, B, C e D, non ci sarà nessun elemento sulla diagonale. La diagonale è totalmente vuota, avrò coppie da altre parti, ma non sulla diagonale. La diagonale è vuota, cioè questa parte qua è priva di coppie che verificano la relazione, perché nessun elemento sta in relazione con se stesso. Ok? Quindi questa è antiriflessiva. Altra proprietà, attenzione, se X è diverso da Y, cioè se prendo due elementi diversi dell'insieme, con X e Y appartenenti ad A, il fatto che X sta in relazione con Y, cioè se X ha preso un voto più grande di Y, implica che Y non può stare in relazione con X. Ripeto, la relazione è questa. Tra gli studenti della classe, lo studente X ha conseguito un risultato maggiore di Y. Ok? Se X e Y sono diversi e X ha un voto più grande di Y, è falso che Y ha un voto più grande di X. Quando questo succede, quando vale questa proprietà, allora la relazione si dice antisimmetrica. Ok? Se una coppia funziona, non funziona all'inverso, se la ribalta non funziona più. D'accordo? Questo è importante. Infine, anche per questa relazione vale il fatto che se X ha preso un voto superiore a Y e Y ha preso un voto superiore a Z, allora X ha preso un voto superiore anche a Z. Quindi è transitiva. Anti-transitiva. È anche transitiva. Quindi questa relazione è antiriflessiva, antisimmetrica e transitiva. Attenzione, l'antitransitiva non esiste. Prego? No, semplicemente se uno non è transitiva non lo è, punto e basta. Ma questa lo è. Se X ha preso 9, Y ha preso 8 e Z ha preso 7,
8 più grande di 9 più grande di 8, 8 più grande di 7, 9 più grande di 7. Ok? Non esistono le altre trasitive, no. Attenzione, quando una relazione è antisimmetrica e transitiva, la relazione prende, è una relazione speciale, prende il nome di relazione d'ordine. Quindi indipendentemente da se ci sia o meno antireflessiva. Sì, quindi bastano due. Oppure si dice anche ordinamento. Le relazioni d'ordine focalizzano l'attenzione su aspetti che non accomunano ma distinguono gli elementi dell'insieme, cioè permettono di ordinarli. Quindi le relazioni, in questo senso, di equivalenza ed ordine, fanno appello a due attività fondamentali dell'intelletto umano: l'individuare aspetti comuni a elementi diversi e l'individuare caratteristiche che permettono di mettere in ordine elementi diversi. Esatto, le due c'è anche quella antiintensiva. Gli ordinamenti possono essere riflessivi oppure antiriflessivi. Nei due casi abbiamo ordinamenti di tipo diverso, ma lo vediamo a breve. Ok? Per oggi concentriamoci su queste diverse proprietà. Ci sono domande? Attenzione ai termini, adesso vi faccio un esempio. Immaginate di avere una relazione che abbia un grafico di questo tipo, grafico cartesiano. A è formato dalle lettere A, B, C e D. Quindi ho A, B, C, D, A, B, C, D. Qui dovrei usare la carta a quadretti, sarebbe meglio. Immaginate questi punti come punti che formano la relazione. Questo, 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 questo e questo. Questa relazione è riflessiva? Domanda. C'è chi dice? No. No. Perché manca B e B. C'è A con A, C con C, D con D, ma non c'è B con B. Quindi ho un elemento che non sta in relazione con se stesso, quindi non è riflessiva. È simmetrica? Sì, no, non so. Controlliamo. A sta in relazione con B, questo punto. B sta in relazione con A? Sì, perché c'è questo punto. Poi A sta in relazione con D, D sta in relazione con A, sì. Poi non ho altri punti misti, ma ogni volta che un elemento sta in relazione con un altro vale anche l'inverso. Quindi è riflessiva.
cioè è simmetrica, scusate, sì, chiedo scusa. È transitiva? Non abbiamo elementi, cioè abbiamo troppo pochi elementi per dirlo, perché se A sta in relazione con B, B con questa in relazione con nient'altro a parte che con A, quindi questo non basta. Poi potremmo usare D. A sta in relazione con D, D sta in relazione con A, ma non con nessun altro, quindi non ha la proprietà di essere transitiva. Perché non abbiamo terne da mettere in relazione. Quindi non è una relazione di equivalenza, è una relazione che ha questa semplice proprietà di essere solo simmetrica. Okay? Quindi domanda, se non è simmetrica, posso dire che è antisimmetrica? No. Se ho una relazione come questa, che non è simmetrica, perché? Perché manca la coppia BB, manca questa, okay. Posso dire che è antisimmetrica? La risposta è no, perché se fosse antisimmetrica mancherebbero tutte, sia A con A che C con C e D con D. Quindi attenzione, richiamo la vostra attenzione su questo fatto. Se ho una relazione che non è simmetrica, non è detto che sia antisimmetrica. Ok, c'è una domanda? Simmetrica o riflessiva? Chiedo scusa, riflessiva, hai ragione. Ho sbagliato, ho usato il termine. Ripeto, questa relazione non è riflessiva perché le manca una coppia, grazie, l'abbiamo fatto notare. Mi manca la coppia B e B. Però non è neanche antiriflessiva, perché per essere antiriflessiva non dovrebbe esserci neanche A e A, C e D, ok? Dovrebbero mancare tutte le coppie della diagonale, mentre ne manca una sola. Quindi posso avere benissimo relazioni che non sono né riflessive né antiriflessive. Così come posso benissimo avere relazioni che non sono né simmetriche né antisimmetriche. Okay, se per esempio nell'esempio che ho fatto adesso mancasse questo punto qui, il D e A, è vero che se A sta in relazione con B, anche B sta in relazione con A, però se A sta in relazione con D e manca questo, non è più simmetrica. E non è né simmetrica né antisimmetrica. È tutto chiaro? Ci sono domande? No, benissimo. Non ho mai capito l'ultima parte di antisimmetrica, che può essere allora sia simmetrica che antisimmetrica. No, può non essere né l'una né l'altra. Perché se è simmetrica, sicuramente non è antisimmetrica. Se è antisimmetrica, sicuramente non è simmetrica. Però potrebbe non essere né simmetrica né antisimmetrica. Ti faccio subito un esempio. Se lo faccio qua sotto, ripeto questo qui. Ho sempre i due insiemi A, A, B, C e D. Ok. Immagina una relazione di questo tipo, dove hai il punto AB e BA, poi AC, ma non hai CA. Questo manca. Ok? Questa non è né simmetrica né antisimmetrica. Perché? Perché se c'è A e B e BA, per questa coppia vale la simmetria, ma non vale per questa.
ma nella definizione si dice che ogni volta che A sta in relazione con B, anche B sta con A. Quindi se A sta con C, anche C deve stare con A, se no non è simmetrica. Viceversa, se fosse antisimmetrica, dovrebbe essere che se manca, che ne so, CA, invece c'è AC, non possono esserci tutte e due queste due. Se ci fosse questa, non deve esserci questa e viceversa. Okay, se mancasse questa qui, allora, se mancassero anche questa, sarebbe antisimmetrica. Ma la presenza di questo puntolino verde e l'assenza di questo fanno sì che la relazione sia né simmetrica né antisimmetrica. Ok? Se non ci sono altre domande, però ci fermiamo qui.